ragazzo negli anni 60 la ricorda come la festa del fagiano, una di quelle feste che sanno proprio di terra e territorio, creata attorno a una specialità gastronomica legata al mondo contadino, ma che aveva le caratteristiche classiche della festa del paese. Allora non era come adesso che in ogni quartiere ce n'è una e che se si vuole si banchetta per tutta l'estate. Allora ce n'erano poche ma buone, dove si ballava, si mangiava, ci si divertiva in modo sano e dove si facevano nuove conoscenze. Poi questa festa ha subito una battuta d'arresto per poi essere ripresa di recente. Ma siccome le cose buone non passano mai di moda, subito gli anni passati l'affluenza è stata massiccia, forse anche in ricordo del tempo che fu. Consumate così migliaia e migliaia di porzioni di fagiano, alle quali, visto il periodo dell'anno, con un'intuizione vincente gli organizzatori hanno affiancato un'altra prelibatezza dei campi, le fragole. Tempo permettendo, il prossimo fine settimana a Fenile sarà quindi festa grande. Speriamo che il tempo ci mantenga, abbiamo tutte le qualità per poter portare avanti una bella manifestazione, abbiamo la collaborazione di quelli di Candelaria per la cucina, con la Proloco, di Fano per quanto riguarda il bar, la piedineria e gelateria. Ecco, penso che ci siano tutte le qualità, le cose per fare per portare avanti una bellissima manifestazione. Non c'è festa che tenga senza la musica e quest'anno particolare attenzione è stata posta a questo aspetto. Si parte subito alla grande, sin dal venerdì. Sabato, il grande sabato sera con un'orchestra di liscio molto, molto nota che si chiama Simona 40. Infatti molte persone stanno anche chiamando, no? Guardando, diciamo così, il loro club. Poi domenica un'orchestra della zona di 10-12 elementi che si chiama Fabrizio Guidi e poi gli Accademia. E venerdì e sabato due... Diamo un pochino più rock, più anni 60, più anni 70 alla serata, con due orchestre, due complessi noti un po' in Italia, anche nel mondo direi, ma che sono della zona e vengono volentieri qua a suonare, che sono Fango Live, io lo conosco molto bene, e Carta Carbone.